Bene a tutti ragazzi, sono la Tinink e bentornati in questo nuovo video di Animal Crossing. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a vedere insieme dei piccoli consigli e soprattutto qualche trucchetto affinché la vostra isola raggiunga facilmente le 5 stelle di valutazione. Allora, innanzitutto vi invito sempre a lasciare un like se i miei video vi piacciono e soprattutto se vi sono utili, io direi di iniziare. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a parlare con Fuffi. Noi andiamo appunto a cliccare la voce valutazione dell'isola. Io adesso non lo faccio perché la mia valutazione è 5 stelle, però quando avete una valutazione più bassa e fate valutazione dell'isola, a fine diciamo discorso Fuffi vi dirà che magari avete troppi alberi o magari dovete piantare qualche fiore in più o che mancano dei paesaggi caratteristici, quindi vi darà diciamo una linea guida su da dove praticamente cominciare. Vi consiglio sempre di vedere quando fate delle modifiche cosa state facendo. A volte potete avere pochi alberi o troppo pochi alberi o troppi, quindi è sempre meglio parlare con Fuffi inizialmente. Alcuni di questi consigli possono sembrare banali, ma molti di voi magari non lo sanno. Il secondo consiglio che vi do è quello di fare amicizia con i vostri venditori ambulanti. Ovviamente facendo amicizia con i venditori spingerete anche i vostri abitanti a comprare, quindi riceverete anche altre visite in futuro. Ad esempio, non so se voi lo sapete, vi basta salutare vicino al vostro ambulante e lui ricambierà il saluto, o comunque potete anche tranquillamente parlarci senza comprare. Comunque ovviamente dovete anche comprare, però se non volete comprare tipo parliamo di erbacce, cioè fate conversazione oltre a comprare. Il terzo consiglio che vi do è quello di creare le strade. Dovete sbloccare tramite Tom, una volta finite le missioni, praticamente l'applicazione del terraforming, che sarebbe appunto questa modifica isola. Le strade sono veramente importanti per la valutazione della vostra isola, soprattutto danno un senso di ordine alla vostra isola, rendono tutto più bello anche se non avete chissà quali decorazioni. Ora, piccola premessa, voi vedete la mia isola così decorata eccetera, io ho impiegato veramente tanto tempo per fare le decorazioni, ma questo non significa che per arrivare alle 5 stelle dovete decorare così tanto la vostra isola, basta veramente poco, solo che io volevo fare una cosa molto carina. Io ho cercato di curare tutto nei minimi dettagli, quindi non fate un paragone con la mia isola. Oltre alle strade, un altro punto fondamentale è quello di piantare gli alberi. Come vedete, gli alberi sono veramente fondamentali, anche per il semplice fatto che servono per raccogliere materiali, il legno, la frutta. La frutta è anche una fonte di guadagno per la vostra isola, perché potete vendere frutta che non è praticamente vostra, cioè della vostra isola. Ad esempio nella mia isola sono le pesche e io ho piantato tanti alberi di altri frutti semplicemente perché vado a raccogliere la frutta e poi la vendo e ci faccio anche un bel gruzzoletto. Quindi è un consiglio che vi posso dare, quello di piantare alberi. Certo, cercate sempre di non esagerare, perché se pianterete troppi alberi Fuffi vi dirà che appunto gli abitanti si lamentano che avete troppi alberi sulla vostra isola. L'altro punto fondamentale sono i fiori. I fiori sono anche una cosa molto importante. Cercate sempre di non esagerare, ma bisogna piantare veramente tantissimi fiori. Io nella mia isola li ho piantati praticamente ovunque. Ho anche limitato in alcune zone, ho cercato di non esagerare. Però vedete, li ho messi praticamente un po' ovunque. Un'altra cosa importante sono le staccionate o le recinzioni. Sono veramente importanti perché abbelliscono la vostra isola senza degli oggetti decorativi. Quindi cercate sempre di fare con le vostre idee delle piccole recinzioni. Io ad esempio ho creato qui dove ci sono le case, ho messo praticamente a ogni casa una piccola recinzione. Senza esagerare, ho cercato di dare un senso molto ordinato e carino, fa anche un bel effetto con la stradina eccetera, anche perché queste recinzioni a me piacciono parecchio, sono veramente carine ed eleganti rispetto alle altre.
Un'altra cosa importante sono appunto gli oggetti che andate a comprare con le miglia. Se vi posso dare un consiglio, comprate sempre degli oggetti principali, evitate di spendere le vostre miglia soprattutto all'inizio per cose che ad esempio non vi servono, tipo potreste, sicuramente molti di voi hanno acquistato il progetto del mega robot. Io vi do un consiglio ed è quello di non acquistarlo all'inizio, semplicemente perché è un progetto che richiede veramente tantissimo tempo per la creazione e veramente anch'io non sono riuscita ancora a crearlo perché mancano delle componenti che non troverete mai all'inizio del gioco, richiede veramente tanto tempo. Quindi investite le miglia per acquistare ad esempio i lampioni, l'orologio, la cabina, le sedie, i distributori, cercate di ottimizzare la spesa e comprare gli oggetti essenziali che abbelliscono la vostra isola. Queste sono praticamente le cose principali, ad esempio i lampioni danno veramente un effetto carino perché il sistema di illuminazione è anche importante, quindi non sottovalutatelo. Vedete, il mio ingresso alla mia isola senza i lampioni avrebbe totalmente un altro effetto. Quindi è importante comprare sempre gli oggetti che vi possono aiutare. Posizionare tantissimi oggetti. Vedete, io qui ho veramente messo tantissima roba, panchine, carrellini, ci sono tantissimi oggetti. All'inizio magari non avete tutti gli oggetti carini per fare le decorazioni, è normale. Quindi potete prendere degli oggetti e posizionarli, degli oggetti casuali che vi ritrovate, tipo le sedie, qualsiasi tipo di oggetto, e lo potete mettere tranquillamente dietro le montagne in modo tale che nessuno li andrà a vedere e quindi non faranno sembrare la vostra isola disordinata, ma allo stesso tempo aumenteranno la valutazione della vostra isola. Ultimo punto, anche esso importante, è quello appunto di strappare le erbacce. Ovviamente le erbacce crescono sempre, quindi questa è una cosa che dovete fare praticamente di routine. Va sempre pulita la vostra isola e quindi dovete sempre strappare le erbacce affinché appunto l'isola abbia un aspetto ordinato. Bene, questi sono i punti fondamentali affinché la vostra isola raggiunga facilmente le 5 stelle. Alcuni dei punti, come vi ho già detto, sono abbastanza ovvi, altri un po' meno. Io vi invito sempre a lasciare un like se questo video vi è stato utile. Se avete problemi potete scrivere giù nei commenti, sono disponibile sempre ad aiutarvi e darvi qualche consiglio. Io vi invito sempre a iscrivervi al canale per chi non l'ha ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!